Atollo K, Atoll K, è un film del 1951 diretto da Leo Johannon e, non accreditato, John Barry. È l'ultimo film interpretato dal duo Stanlio e Ollio e ha come coprotagonista Susie Delair. La produzione del film, realizzato tra Francia e Italia anziché negli Stati Uniti come precedenti, subì varie battute d'arresto dovute principalmente alle condizioni fisiche dei protagonisti e alle divergenze con Johannon, sostituito da Barry nel mezzo della lavorazione. Il film fu ambientato dalle parti dell'atollo di Bikini, almeno metaforicamente. In realtà il film era stato girato a Nizza e dintorni, soprattutto negli studi della Victorin, voluti dall'ormai ricco regista e produttore Rex Ingram, quelli che molto più avanti ospiteranno Effetto Notte di Truffaut, ossia nel teatro degli esperimenti nucleari più sconsiderati e violenti in clima di guerra fredda. Protagonisti, come detto, erano stati Stanlio, uno Stanlio malato e molto più scavato e magro del solito, ed Ollio. Nella pellicola, i due ereditano un atollo con tanto di ricchissimo giacimento di uranio che tutti, veri nemici e falsi amici, cercano con ogni mezzo di sottrargli. Alla fine, l'atollo ereditato sarà nuovamente sommerso dall'acqua ed ogni congiura per il suo possesso avrà termine. Un film con rimandi vagamente ecologisti e pacifisti, almeno nelle intenzioni. La sceneggiatura originale, nella quale spiccava la firma di Pietro Tellini, che aveva da poco lavorato con Edoardo De Filippo e con Michelangelo Antonioni, dava garanzie di professionalità, ma si rivelava soprattutto come un guazzabuglio di produzione italo-franco-inglese. Nato come una superproduzione che avrebbe dovuto includere inizialmente anche Fernandel e Walter Chiari, ma persino Totò, si trasformò infatti in un superdisastro. Non bastarono un anno e più di riprese contro le preventivate 12 settimane per tentare di rimetterlo in piedi e dargli un senso compiuto, superando incidenti vari e malattie degli attori, incluso Stan Laurel. Ovunque andò male coi biglietti d'ingresso. In America uscì con tagli di 16 minuti, fatti al montaggio per tentare di renderlo intellegibile, e solo nel 1954. Ma anche qui incassò poco e nulla. All'epoca Stan Laurel aveva 65 anni, Oliver Hardy 2 anni meno del compagno. La loro comunanza di celluloide era nata nel 1926, quando ognuno dei due aveva già una propria, ben avviata, carriera nel cinema. Ideatore della coppia fu il mago Hal Roach, giovane intraprendente, passato da cercatore d'oro in Alaska, arrivato ad Hollywood con tutte le migliori idee di farsi largo, sgomitando in ogni modo. E la coppia funzionò subito, il pubblico li adorò. Il sodalizio riuscì così a resistere anche in tempi di crisi. Si fermò solo con la morte di Oliver Hardy nel 1957, quando Stan decise di non lavorare mai più. Stan e Ollie erano più forti di ogni cosa e disposti a ridiscutere tutto, ma non la loro unione artistica. Insomma, erano finiti nella vecchia Europa perché già dopo la guerra Hollywood non li voleva più. Non erano in grado di tenere il confronto con l'offerta televisiva ed il box office deludente confermava. Anche Hal Roach, a malavoglia, aveva dovuto ripiegare sul piccolo schermo. Succederà, in modo diverso, anche al loro coetaneo Buster Keaton di doversi adattare ai nuovi tempi ed anche a tanti altri nuovi colleghi. Così arrivò l'Europa, un inevitabile mezzuccio per delle tournée teatrali delle principali capitali. Del resto, qui il pubblico li reclamava ancora. Le file ai botteghini erano sufficientemente lunghe. Sul loro proverbiale librone degli sketch, che si portavano sempre dietro, c'era poi la soluzione comica giusta per pubblici e serate diverse. Soprattutto i bambini impazzivano letteralmente per loro, per le loro pose buffe e, per certo, stereotipate. Poi purtroppo si palesò anche questa insana idea del film europeo. Idea che all'inizio però entusiasmò tutti, duo comico incluso. Così infatti la stampa di Torino commentava i felici auspici per il nuovo attesissimo film che sì era ancora tutto in divenire, ma già suscitava grande attenzione per l'affetto sincero del pubblico nei confronti di Stanlio e Ollio. Sarebbero stati però degli Stanlio e Ollio differenti. Quanta distanza dai film di Stanlio e Ollio e dalle torte in faccia e dai lazzi di due poveri clowns. Questo film europeo avrà una morale, farà pensare. E proprio ora che sono alla soglia della vecchiaia, Laurel e Hardy pensano questo con tanto amore. Siamo entusiasti di essere in Europa e di lavorarci, mi hanno detto.
È la prima volta che sono in Italia. Ieri erano qui, oggi saranno a Genova, domani a Milano, domenica a Roma. Qui vi li aspetta un avvenimento importante, l'udienza del Papa. Nessuno dei due è cattolico, eppure entrambi, con molta serietà, facendo il viso grave, mi dicono che il Santo Padre li aspetta domenica prossima in udienza privata. Ma un'altra sorpresa che essi forse non immaginano è in attesa per loro a Roma. Conosceranno finalmente le loro voci italiane, gli impareggiabili doppiatori. Una di esse, e precisamente la voce di Olio, è Alberto Sordi, un nome ben noto agli ascoltatori della radio. Così, agli esordi, poi, dopo le visioni del film riservate ai giornalisti, davanti a una catastrofe annunciata, le varie testate lasciarono che Atollo K andasse verso il suo inglorioso destino. Stanlio ed Olio finirono naufraghi e soli. Tornarono infine in una Hollywood che non era più la loro Hollywood. Erano cambiati gli studios e persino i ristoranti e i caffè. Unica, sola zattera, la loro amicizia e la professionalità che li aveva sempre contraddistinti. A quella si aggrapparono e ai ricordi, come noi ci affidiamo ai nostri. La memoria però gioca strani scherzi. Le comiche finali non erano note soprattutto per la loro velocità. Eppure, per Stan e Ollie Al Roach, il grande Al Roach, aveva puntato piuttosto sulla slow burn, ossia quella gag lunga e lenta, basata sugli infiniti, esasperanti, dispetti che si fanno due o più persone. E così ce li ricordiamo, eccoli lì Stanlio e Olio, imperturbabili come eterni bambini, come fuori dal mondo, perennemente a questionare, cavillare, ingigantendo, reiterando, senza nessuna idea di lasciare all'altro l'ultima mossa, l'ultima ripicca, regalarci così, per sempre, infinite resate, distribuita in Francia dalla Société des Films Sirius il 17 ottobre del 1951.